Ciao, sono Tommaso di Tecnista e oggi volevo parlarvi sostanzialmente della differenza che c'è tra i due tipi di connettori, quello un po' più grande e quello più piccolo, e di un piccolo trucchetto di cui vi parlerò dopo. Questi connettori, i connettori di cui parlo, sono quelli dei cavi che si collegano direttamente alla saldatrice. Ce ne sono di diversi tipi. Io oggi parlerò dei connettori, quelli detti DINSE, connettori DINSE che prendono il nome dall'azienda tedesca che li ha prodotti. I connettori DINSE si dividono essenzialmente in due: connettore piccolo o connettore grande. Il connettore piccolo, detto DINSE TSK25, è il connettore che ha 9 mm di diametro. Il connettore grande, invece, detto anche DINSE TSK50, è il connettore col diametro circa 12,5 mm. Quindi, ribadisco, connettore piccolo è connettore da 25, il connettore grande è connettore da 50. Si possono quindi acquistare dove volete, solitamente vengono presentati in sacchetti così, smontati, perché vi dovete infilare il cavo in rame, quindi basterà montare le parti in modo molto semplice e comporre quindi il vostro connettore. Ora però vediamo quello che dicevo che è un po' il trucchetto quando sbagliate di fare l'acquisto, oppure vi capita un cavo con un connettore e la vostra saldatrice ne ha un altro. Ok, abbiamo qui la saldatrice Elvi Spark 146 con connettori piccoli, connettori da 25. Allora, succede che ho anche il mio cavo massa, che però ha evidentemente un connettore molto più grande di quelli che possano entrarci in questi, ovvero il connettore da 50. Come vedete, proprio lo faccio puramente così a caso, ma non entra, e per ovvie ragioni è più grande. Dunque, come si può fare? Devo cambiare cavo massa? Non è detto. Esiste infatti un bellissimo strumento che si chiama convertitore di connettore. Questo ha una femmina che è DINSE 50 e un maschio che è DINSE 25. A questo punto quindi capirete che io posso infilarlo sul mio connettore grande per farlo diventare piccolo e poter quindi inserire questo connettore sulla saldatrice. Detto questo, quindi abbiamo visto la differenza tra i connettori DINSE 25 e 50, abbiamo visto anche che esiste una riduzione da grande a piccolo, da 50 a 25, e non vi posso altro che fare i miei saluti. E come sempre ci trovate in qualsiasi modo vogliate, WhatsApp, numero di telefono e email. Ciao, a presto!